Gino Notarangelo, Federalberghi Foggia, va in archivio un'altra stagione estiva. Che stagione è stata sul Gargano? Sicuramente una stagione difficile, sin dall'inizio abbiamo avuto un ponte del 2 giugno molto favorevole, dopodiché purtroppo diciamo, i tanti ponti che si sono avvicendati prima della stagione hanno rosicato quelle che erano, potevano essere le presenze su giugno fino ai primi di luglio, dopodiché l'abbiamo dovuto gestire con i last minute e si è ripresa diciamo, verso la fine, chiaramente agosto ha fatto sempre da padrone, ma questa è stata un po' la stagione 2017. Qualcuno ha detto che sì, sono aumentate le presenze, ma è diminuita la qualità anche sul Gargano, è vero? Ma di sicuro il Gargano ha bisogno di un riposizionamento soprattutto dei servizi, quindi le strutture ce ne sono tante, abbiamo necessità di una maggiore tutela nei confronti delle nuove aperture di tanti B&B che si stanno aprendo, c'è un incremento ancora dei posti letto, dall'altra parte noi come imprenditori abbiamo necessità di ristrutturare le strutture, ma soprattutto di puntare su nuovi servizi per i diversi turismi, i diversi clienti che abbiamo oggi sul Gargano.